Nella notte tra sabato 19 e domenica 20 aprile, tre uomini originari probabilmente dell'est europeo hanno tentato uno furto in una cascina isolata del Saviglianese. Dopo essersi intrufolati nell'abitazione, hanno iniziato ad appropriarsi di alcuni oggetti di valore, ma hanno svegliato accidentalmente la famiglia del proprietario, che stava dormendo al primo piano, composta da due coniugi e della loro figlia di 12 anni. Il furto si è trasformato in rapina e i tre malviventi hanno intimato al proprietario di consegnare loro il denaro e i gioielli che possedeva, arrivando persino a schiaffeggiarlo. I banditi si sono impossessati di rifurtiva per un controvalore di almeno 4.000 euro ed hanno rinchiuso padre, madre e figlia nel bagno di casa, legando loro le mani con fascette da elettricista e facendo perdere successivamente le loro tracce. La figlia è stata la prima a liberarsi, ma solo dopo circa un'ora, ed ha aiutato i suoi genitori a liberarsi a loro volta. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Savigliano, che hanno raccolto le testimonianze della vita e stanno ora indagando sul caso. È scaduto martedì 22 aprile il primo termine per l'invio dei dati dall'Agenzia delle Entrate per lo spesometro 2014. Questa scadenza è valida per i commercianti, ovvero coloro che liquidano l'imposta sul valore aggiunto IVA ogni tre mesi, mentre la seconda scadenza, il 30 aprile, riguarderà gli operatori finanziari e le banche, i quali dovranno comunicare i dati dell'operazione IVA effettuate l'anno precedente tramite carta di credito o bancomat. In entrambi i casi lo spesometro riguarderà le operazioni di imposta porto pari o superiore ai 3.600 euro che non prevedono l'obbligo di fattura ma devono essere documentate da scontrino o ricevuta fiscale. Nella notte, tra lunedì 21 e martedì 22 aprile intorno a mezzanotte, un'infermiera di giovane età, impiegata presso l'ospedale Regina Monti Sergalis di Mondovì, è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta dal terzo piano dell'ospedale. La ragazza è ora ricoverata presso il reparto di terapia intensiva della struttura. Sembra dai primi riscontri che la donna si sia gettata di sua spontanea volontà per ragioni ancora da verificare, sul caso stanno indagando i carabinieri di Mondovì. Domenica 20 aprile alle ore 22.30, un operaio rumeno coniugato classe 83 è rimasto ferito all'interno del bullying G.A.M. di Castagnito mentre stava giocando con i videogiochi del locale. L'uomo è stato investito da un pannello del controsoffitto e da un secchio d'acqua. Dai primi riscontri dei carabinieri di Govone, giunti sul posto dopo che gli amici dell'operaio avevano chiamato soccorso, il secchio appoggiava al pavimento del controsoffitto ed era stato collocato per contenere un'infiltrazione d'acqua. Con tutta probabilità, il peso del secchio, gravando sul pannello, ne ha provocato lo sfondamento. Dopo essersi rialzato, l'uomo ha dichiarato di stare bene, ma i suoi amici hanno preferito accompagnarlo in ospedale per un controllo. Attualmente il ferito è ricoverato alla Santa Croce di Cuneo in prognosi riservata. I locali del Bulling G.A.M. sono stati posti sotto sequestro. Sul corpo di Marco Bernusso, il pregiudicato tossicodipendente di 48 anni, originario di Neive, il cui cadavere è stato ritrovato nel Poa a Mauro Torinese lo scorso 21 marzo, sono presenti i segni di un'aggressione. A stabilirlo è stata l'autopsia disposta dalla Procura di Vrea, che ha quindi avviato un'indagine per omicidio. Esiste sia la possibilità che l'uomo sia morto per annegamento perché spinto in acqua dal suo aggressore, sia quella di una sua caduta accidentale durante la colluttazione. Non è nemmeno chiaro se l'aggressione sia stata premeditata o scaturata. Da una lite improvvisa. Della scomparsa del Bernusso, avvenuta il 3 febbraio, si era occupata anche la trasmissione televisiva Chi l'ha visto. Dopo il rivenimento nel Po il 21 marzo, il suo cadavere era rimasto nella camera mortuaria di Settimo Torinese per diverse settimane, poiché è irriconoscibile. Dal corpo mancavano i documenti ed alcuni indumenti. L'identificazione è avvenuta grazie ad una serie di tatuaggi sulla sua braccia, riconosciuti dalla sua famiglia, originaria del Torinese e trasferitasi a Neve da alcuni anni.